Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Una puntata, quella di quest'oggi, monotematica, che l'Aula ha dedicato alla questione Monte dei Paschi di Siena. È infatti passata una risoluzione per la tutela del marchio, dei posti di lavoro e della governance in Toscana. L'atto è stato votato con la sola astensione di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha presentato poi un ordine del giorno, primo firmatario il capogruppo Francesco Torselli, ordine del giorno che è stato sottoscritto anche dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti. Approvato all'unanimità, impegna il presidente Eugenio Giani a riferire quanto prima al Consiglio circa i propri intendimenti rispetto al futuro di Fidi Toscana. Ascoltiamo le dichiarazioni dei consiglieri. Se le alternative sono Monte dei Paschi da incorporare o Monte dei Paschi da mantenere nella sua autonomia e nel suo profilo, almeno per un paio d'anni come la banca pubblica che possa sostenere diciamo una prospettiva. Io sono chiaramente su questa seconda strada. Ho fatto l'appello al Consiglio regionale perché il Monte dei Paschi possa mantenere quella identità che significa lavoratori da difendere, significa management da tutelare, perché abbiamo dei dirigenti di primo ordine, che significa prospettive di mantenimento di una banca pubblica che sia di motore a tutto il rilancio e alla ripresa dopo l'emergenza economica che segue l'emergenza sanitaria. Penso che se andiamo a guardare le cifre di quello che costa allo Stato, avevo letto sui giornali che costava almeno 5-6 miliardi il capitalizzare il Monte dei Paschi perché potesse essere ben venduto. L'amministratore delegato del Monte dei Paschi, nella sua relazione qualche settimana fa, invece ha fatto presente che con una capitalizzazione di 2-3 miliardi, quindi minore rispetto all'incorporazione, si può consentire alla banca nel 2023 di ritrovare un suo equilibrio economico, di pareggio e poi di crescita. E questa, secondo me, è la strada giusta da perseguire, salvaguardando quindi la storia secolare del Monte dei Paschi, ma soprattutto un'identità di banca che per la Toscana e in generale per l'Italia, in questo momento di ripresa, di servizio e di supporto alle imprese, ha molto da dire. È stata una discussione importante, intensa. Consentitemi di ringraziare tutte le forze politiche. C'è stato uno sforzo teso all'unità, ci siamo arrivati molto vicini. L'obiettivo primario era dare al presidente Eugenio Giani una linea di indirizzo largamente condivisa da tutte le forze politiche. Questa risoluzione basa su tre assunti fondamentali. Il primo, fare in modo che venga tutelata l'occupazione, venga valorizzata le professionalità di chi opera all'interno del Monte dei Paschi. La seconda, che qualunque sia la strada che verrà scelta nei prossimi mesi, la direzione della banca resti a Siena. E la terza e non ultima è quella di valorizzare il marchio Monte dei Paschi. La scelta e il fatto che sia stata votata a larga maggioranza, quasi diciamo all'unanimità, e comunque con nessun voto contrario, è il segno di tutte le forze politiche di voler dare un mandato pieno al presidente Eugenio Giani per fare in modo che venga valorizzata la banca, venga valorizzato il territorio e si possa evitare di disperdere un valore importante per Siena e per la Toscana. Dobbiamo lavorare perché sia dato un futuro a questa presenza e all'azione che questo istituto potrà continuare ad avere nei confronti della nostra economia, soprattutto delle piccole e medie imprese, delle famiglie e continuare anche a dare occupazione diretta, così come ha fatto e sta facendo. Per far questo riteniamo che deve essere rinviata l'uscita del capitale pubblico dal Monte dei Paschi e questo anche per dare la possibilità di continuare a lavorare per tutelarne il marchio, che è un marchio glorioso, il radicamento, i livelli occupazionali, il suo ruolo nel tessuto economico e sociale della Toscana. Per
Per far questo dobbiamo essere ambiziosi. Il Monte dei Paschi non può essere soltanto la storia, ma deve essere anche il futuro dei nostri territori e anche della nostra regione. Per far questo dobbiamo essere ambiziosi ed uniti. Ecco perché noi auspichiamo che ci sia la capacità di trovare una sintesi per dare maggior forza all'azione che il Presidente Ciani e la Regione dovranno svolgere nei prossimi mesi. Si è svolto un importante dibattito in Consiglio regionale per quanto riguarda appunto la Banca Monte dei Paschi di Siena. Abbiamo dato un contributo di idee, anche ecco, veramente una progettualità di un cammino da seguire. Sappiamo che a metà del 2022 vi è l'impegno di dismissione delle quote in Banca Monte dei Paschi da parte del Tesoro. Noi chiediamo, in considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza che stiamo vivendo, una moratoria di 30 mesi, così come chiediamo una proroga di 12 mesi per quanto riguarda il Golden Power nei confronti dei soggetti europei. Condividiamo la richiesta di sostegno dell'iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi di risarcimento nei confronti della banca, e proprio per questo abbiamo chiesto che sia nominato un advisor che possa seguire appunto la soluzione della controversia. Chiediamo un nuovo ruolo di Fidi Toscana perché vi sia l'impegno diretto della Regione Toscana anche sotto questo punto di vista. La Lega ha le sue idee, ha le sue proposte, le sta portando in modo responsabile anche per quanto riguarda la difficile questione bancaria. Temiamo possa esservi delle ulteriori conseguenze negative dopo anni difficili per le banche toscane, e questo non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere soprattutto dal punto di vista occupazionale, ma dobbiamo conservare anche la territorialità delle nostre banche, perché chiediamo che la direzione generale rimanga a Siena e che si faccia di tutto davvero per tutelare l'illustre nome Monte dei Paschi, che rappresenta un brand dal valore storico e culturale altissimo. Ma Monte dei Paschi è la principale azienda della Toscana, è l'azienda più antica bancaria oggi ancora esistente nel nostro paese, deve essere ambiziosa. Siena è una città ambiziosa, lo è la Toscana. L'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia. Per fare questo deve essere coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici, e soprattutto il Governo deve fare la propria parte. Il Governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Chiediamo di assumersela facendo in modo che dipendenti, marchio e storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana, e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda al centro Monte Paschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia. Non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro. Quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva, il dossier Monte Paschi, rafforzando questa storia, dando le ambizioni e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita, di rafforzamento e di consolidamento. Innanzitutto non possiamo accettare la storiellina che ultimamente sta diventando una triste moda, che si è tanto più responsabili e coraggiosi quanto tu stemperi le tue idee e le fai collimare con chi la pensa diametralmente opposta da te. Noi crediamo che essere coraggiosi ed essere padroni delle proprie idee significa difenderle anche quando sei l'unico che rimane a pensare in una certa maniera. Noi pensavamo, quando Giuseppe Conte era Presidente del Consiglio, che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi. Ora è cambiato il Presidente del Consiglio, e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere, noi cambiamo idea. Noi rimaniamo convinti che si debba procrastinare di 24 mesi la privatizzazione di MPS. Così come su altri temi, noi non possiamo oggi arrivare in aula e votare un documento in cui ci diciamo che ci vogliamo tutti bene e che dobbiamo salvare MPS per il bene di Siena, e ci mancherebbe altro, tutto vero, ma non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni. Non possiamo far finta che gli ultimi 30 anni o 40 anni non siano mai esistiti, e che se oggi MPS si trova con l'acqua alla gola è così perché è colpa degli alieni.
è colpa di una parte politica, la sinistra, che ha governato a Siena e ha messo le mani in MPS per 30 anni, per 40 anni e ha creato questo dissesto. Non possiamo oggi far finta di niente perché va di moda essere tutti uniti, rinunciare a dire questo. Noi non abbiamo votato il documento per questo motivo qua. Noi, come sempre, da Forza Responsabile abbiamo detto di sì al documento unitario, dove il caposaldo era quello che ormai chiediamo da sempre, che il nostro senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice, cioè la salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare Monte dei Paschi nelle mani del Tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana, la banca più vecchia al mondo, per dare delle radici solide. Questo non esula però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca, dalla commissione fra la politica e la banca, perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome, era chi guidava le amministrazioni locali, chi guidava la provincia, chi guidava i comuni di quel territorio, chi all'epoca era Presidente del Consiglio dei Ministri che scelse i membri del CDA della banca, il Presidente della banca che con una scellerata decisione decisero di acquisire Antonveneta e Banca 121. Da lì partono tutti i problemi di Monte dei Paschi di Siena e quei problemi hanno un nome e un cognome molto chiaro, che era la gestione politica di quella banca. Ci siamo sempre battuti contro la decisione politica, le scelte della politica nei confronti della banca, perché le banche dovrebbero essere liberi. Le banche sono aziende. Non fosse altro perché all'interno delle banche c'è un CDA, ci sono dipendenti, ci sono lavoratori e ci sono i risparmiatori. Quei risparmiatori hanno pagato per quelle scelte scellerate. Questo non esula che noi da Forza Responsabile abbiamo detto di sì a questa prospettiva per la banca e dall'altro lato siamo anche estremamente preoccupanti da una politica industriale assente del governo, quello precedente, ci auguriamo che il nuovo porti una politica industriale completamente diversa, e dalla politica industriale della Regione Toscana. Perché se non abbiamo capito che il nostro Paese ha il 33% del debito in mano a paesi stranieri, non abbiamo capito quello che avviene. Nell'intervento che ho fatto in aula ci ho tenuto a ricostruire quello che è stato il lavoro di 2 anni della prima commissione che è stata fatta qui in Regione Toscana proprio su quello che è avvenuto su Monte dei Paschi, che è stata a presidenza del Movimento 5 Stelle dal 2015 al 2016. Ci ho tenuto a fare quella ricostruzione e a elencare quelle che sono state le conclusioni dell'atto finale, perché ciò che è avvenuto, quegli intrecci tra politica e finanza che tanto male hanno fatto a Monte dei Paschi e di conseguenza ai risparmiatori, agli azionisti e al territorio non solo regionale ma anche nazionale, non ci fossero più, fossero in tutti i modi da quel momento in poi stornati. Però ho letto in questi giorni delle ricostruzioni riguardo un'eventualità, una possibile accordo che ci può essere stato all'interno delle discussioni della coalizione di maggioranza riguardo la nomina che deve essere fatta dalla Regione Toscana di un membro della deputazione per sostenere quella che è la riforma dello statuto che in questo momento è promossa da Giani. Questo significherebbe, se fosse vero, che non si è ancora capito niente di cosa significa fare un passo indietro in politica dopo che ci si è resi conto dei danni, degli errori che sono stati commessi. Io spero che Giani possa in maniera esplicita rigettare questa ipotesi che è stata fatta, darci dei chiarimenti e si capisca che questo è il momento invece di andare davanti al governo nazionale, agli interlocutori, a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo, che ha dato prestigio e tanta ricchezza alla nostra regione, ma anche all'Italia. Ed è tutto, si conclude questa puntata di Cronache e Commenti, grazie per la cortese attenzione.